Siamo all'interno del Museo Diocesano della città di Cortona, che custodisce importantissime opere d'arte a livello mondiale. Andiamo a scoprirlo insieme. Il percorso espositivo del museo inizia da questa sala, che era la vecchia sagrestia della chiesa della Compagnia del Gesù. Qui troviamo opere d'arte che vanno dalla fine del 200 al 300. Degna di nota è la pala più antica che troviamo qui, che ritrae Santa Margherita con la sua veste, veste che vediamo ancora oggi nel corpo esposto all'interno della chiesa di Santa Margherita. E la particolarità di questa tavola è che è una pala agiografica, cioè che ci racconta, tramite varie scene, la vita della santa. L'altra opera di cui vi voglio parlare è questo lacerto di affresco, che rappresenta una salita al Calvario del Cristo. L'opera proviene dalla chiesa di Santa Margherita e faceva parte della decorazione medievale della chiesa. Questa opera è attribuita a Pietro Lorenzetti, un importantissimo artista senese che realizzò diverse opere per la città di Cortona. L'esposizione nel museo continua in questa stanza, che in passato era la chiesa della Compagnia del Gesù, realizzata tra la fine del 1400 e l'inizio del 1500. Ancora rimane un bellissimo soffitto cassettonato, realizzato nel 600, e le opere d'arte che troviamo sono tutte pregevolissime. Ovviamente, come in tutto il museo, le opere provengono dalle diverse chiese del territorio cortonese. Un bellissimo crocifisso di Pietro Lorenzetti, troviamo una bellissima Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta, troviamo un trittico del Sassetta, ma su tutti le opere realizzate da Beato Angelico. Fra Giovanni da Fiesole, conosciuto anche come Beato Angelico, fu un frate domenicano che per alcuni anni della sua vita si trovò qua, a Cortona, nel convento domenicano. E fu proprio in quel periodo che realizzò le opere che troviamo qui all'interno di questo museo, il bellissimo Trittico e l'Annunciazione. L'opera è un bellissimo esempio di arte rinascimentale, infatti a quel periodo si iniziava a mettere all'interno delle opere pittoriche i primi rudimenti della prospettiva. La scena infatti è rappresentata all'interno di un loggiato la cui parte sinistra, la fuga prospettica che si trova nel colonnato di sinistra, porta l'occhio dello spettatore a guardare in fondo, dove si vede l'angelo che caccia dal paradiso terrestre Adamo ed Eva. All'interno del loggiato, dove si svolge la scena principale, cioè l'arcangelo Gabriele che annuncia l'importante messaggio alla Vergine, possiamo apprezzare tutta la capacità decorativa dell'artista. Infatti degni di nota sono la veste dell'angelo, le ali dorate dell'angelo, il dossale del sedile dove è seduta la Vergine Maria e il bellissimo effetto marmoreo del pavimento. Se guardiamo poi la posa dell'angelo, ci accorgiamo che entrambe le mani sono poste in una maniera particolare. Un indice, quello della mano destra, indica la Vergine, mentre l'altro è in posizione verticale, quasi a voler ammonire, avvertire la Vergine dell'importante compito che le è stato assegnato. La terza stanza del museo è dedicata a Luca Signorelli e alla sua bottega. Luca Signorelli nasce a Cortona nel 1445. Ed è sempre stato orgoglioso della sua appartenenza alla città di Cortona. Qua aveva una delle più grosse botteghe della Valdichiana.
Quando diventò famoso, tantissime infatti erano le committenze che riceveva e quindi molti lavori furono fatti realizzare ai suoi collaboratori. L'opera più importante che troviamo in questa sala è il compianto sul Cristo morto, realizzato nel 1502. A riguardo di quest'opera è interessante sapere che Giorgio Vasari dice che il corpo che è rappresentato qua in realtà altro non era che il corpo del figlio di Luca Signorelli, Antonio, morto nel 1502 a causa della peste. La scena si svolge ai piedi della croce e sullo sfondo è ben riconoscibile sulla sinistra la crocifissione e sulla destra la resurrezione. All'interno di questa stanza troviamo un'altra opera autografa di Luca Signorelli, La Comunione degli Apostoli. La scena si svolge all'interno di un bellissimo porticato dove possiamo anche scorgere il nome di Luca Signorelli e la data di realizzazione dell'opera, 1512. Tra gli apostoli la figura di Giuda è quella che compare proprio di fronte a noi e che a differenza degli altri è rivolta verso di noi, raffigurata nell'atto di mettere la particola all'interno della propria borsa. A collegare il piano superiore del museo con quello inferiore, dove si trova l'ex oratorio della Compagnia del Gesù, c'è questo bellissimo scalone realizzato nel 1600. Le opere che troviamo qui attaccate al muro sono disegni di Gino Severini, disegni preparatori della Via Crucis, realizzata a mosaico, che collega ancora oggi il centro di Cortona con il santuario di Santa Margherita sulla vetta della collina. Gino Severini è un altro dei figli importanti di Cortona, nato nel 1883. Per molti anni visse a Parigi e ebbe modo di entrare in contatto con i più grandi artisti del suo tempo, come Picasso, come Modigliani. Inoltre nel 1920 fu tra i fondatori del movimento del futurismo. Una volta entrati all'interno dell'oratorio si rimane affascinati dalle decorazioni che si trovano alle pareti. Queste decorazioni furono realizzate nel 1554 da Cristoforo Gherardi. Sono rappresentate scene dell'Antico Testamento e sulla volta la conversione di Paolo, la trasfigurazione e la discesa al limbo del Cristo. Sull'altare dell'oratorio troviamo una pregevole terracotta policroma non invetriata, opera di Bernardino Covatti, realizzata nel XVI secolo. E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.